Va ora in onda Dezz'amore, arte, cultura, spettacolo, enogastronomia. Ideato e condotto da Peppe Giorgio. Buongiorno, buongiorno a tutti cari amiche e cari amici. Siete tutti nuovamente in compagnia con il vostro Peppe Giorgio da Radio Amore per Dezz'amore. Cominciamo subito la puntata di questa settimana col presentarvi un ospite, un amico davvero straordinario, Mario Porfido. Salve, buongiorno a voi. Ciao Mario, come non parlare con te subito di teatro? Già si stanno presentando le stagioni per il 2016-2017 ed in una di queste, in uno dei teatri più rappresentativi della città, ovviamente ci sei tu con un lavoro del tuo amico Vincenzo Salemme. Eh beh, parliamo del Teatro Cilea, tu sai perfettamente che la direzione artistica di questo teatro è affidata a Biagio Izzo e anche quest'anno Biagio Izzo mette in scena un testo di Vincenzo Salemme. Si tratta di Bello di Papà, alcuni di voi lo ricorderanno, e si tratta di restituire proprio al repertorio del teatro italiano un testo, svincolandolo, liberandolo da quella che è stata l'interpretazione di Salemme, di Massimiliano Gallo a suo tempo e di altri attori, riproponendolo in una chiave nuova. Salemme cura la regia di questo testo e con me in scena ci saranno Mimmo Aria, ci sarà Arduino Speranza, ci sarà Adele Pandolfi, insomma un bel gruppo di attori, e poi protagonista Biagio Izzo insieme a me. Ormai è un sodalizio, dopo L'amico del cuore rimettiamo in scena un testo di Vincenzo Salemme con la sua regia, dopo il successo dell'Amico del cuore che devo dire per 2 anni abbiamo portato in giro in tutta Italia con molto riscontro, e quindi è veramente un piacere poi lavorare con Vincenzo. La regia che lui fa è un riadattamento del testo, una reinvenzione del testo. Vincenzo è un regista molto creativo, molti di voi lo conoscono solamente come attore, ma vi assicuro che come regista è un regista con cui ci si diverte a lavorare, quindi per me è uno stimolo veramente interessante, piacevole il suo modo di lavorare, e soprattutto poi è l'autore del testo, quindi avere in scena presente il regista e autore, beh, c'è la capacità anche di riscrivere alcune parti riadattandole, facendo dei veri e propri abiti su misura per gli attori che ci sono nel cast in quel momento. Ok Mario, resta ovviamente qui con noi per tutto il programma. Continuiamo a parlare di teatro, continuiamo a parlare di teatro con Mariangela D'Abraccio, che per la prossima stagione, insieme ad un attore come Geppi Gleieses ed una regista del calibro di Liliana Cavani, porterà in scena uno dei testi più emblematici di Edoardo De Filippo, Filumena Marturano. Dezz'amore. Ed ecco qui con noi Mariangela D'Abraccio, appena, come ho appena detto, protagonista nella prossima stagione del Teatro Diana, accanto a Geppi Gleieses con la regia della Cavani di Filumena Marturano. Mariangela, dopo i tuoi esordi con un grande artista recentemente scomparso, sto parlando di Giorgio Albertazzi, un punto fermo nella tua carriera di artista è stato quello dei De Filippo. Beh sì, l'inizio è stato con Edoardo, che mi ha incontrato, io insomma l'ho cercato di incontrare all'università a Roma, e lui mi ha portato subito in compagnia di la compagnia di Luca, diretta da lui e con la sua regia. Quindi il primo battesimo, anche inaspettato, perché poi dopo 4 giorni mi trovavo nei più grandi teatri con una compagnia così primaria, importante, la più grande compagnia italiana. E quindi è stato Luca, che anche lui non c'è più, che per me è stato un grande dolore, perché poi insieme abbiamo fatto altre cose, tipo Napoli Milionaria. Poi era una persona, è un uomo straordinario, era molto legata, affezionata, lui e Carolina, una moglie straordinaria. Cosa rappresenta per te l'emozione di portare in scena un personaggio come Filumena Marturano? Beh, dicevo, è la mia storia, nel senso, io sono napoletana. La mia famiglia da sempre, da generazioni, iniziato con Edoardo, poi ho preso tutta un'altra strada, fortunatamente, perché mi ha aperto altri territori, incontrando Albertazzi, che mi ha formato totalmente, e quindi devo tutto a lui, proprio la mia formazione, la mia anche coscienza d'attrice. Però poi ogni tanto tornavo sempre, o con magari con un'altra cosa, con un Viviani insieme a Gillo, altre cose, alla musica, ai miei concerti dedicati alla musica napoletana. E arrivare a Filumena è un po' un passo dopo Napoli Milionaria, fatto insieme a Luca con la regia di Rosi, appunto,
abbastanza naturale, perché dopo Napoli Milionaria si pensa, l'attrice che lo fa, insomma, pensa sempre al passaggio, arrivare a Filumena. Infatti ne parlammo con Luca. Per me è un punto di, insomma, come dire, centrale, nel senso, credo che sarà un punto centrale della mia vita artistica, dove segnerò chiaramente una mia identità di attrice, forse in modo più forte, da cui forse farò anche altre scelte. Dopo Filumena è difficile poi scegliere qualcosa all'altezza, quindi è un po' un punto delicato fare Filumena, ed è una grande responsabilità più che altro per quello che rappresenta, il simbolo, quello che rappresenta. Beh, Mariangela, è pure una missione di maturità, qua stiamo denunciando un'età, hai raccontato un po' della tua storia ed è tanta e quindi voglio dire, diciamo che c'è tanto ancora da fare. Filumena è un punto di passaggio, io aspetto questo spettacolo, devo dire che leggendo un po' dei cartelloni a Napoli è una delle cose che mi incuriosisce maggiormente, mi incuriosisce la regia di Liliana Camani che per la prima volta penso fa qualcosa a teatro, è così? Sì, come prosa sì, ha fatto tantissime opere liriche, ma prosa sì, prima. E vedi, questa è la cosa che mi incuriosisce maggiormente, vedere Filumena riletta da una regista brava, di talento come Liliana Camani, è un aspetto veramente interessante. Sì, infatti, credo che sarà qualcosa di nuovo, anche perché senza assolutamente, con grande rispetto su Edoardo, senza travolgere niente, però insomma ha dato un suo punto di vista, e anche ci sono delle sorprese dentro proprio di... piccole ma molto significative. No, ma sono convinto che il teatro napoletano abbia bisogno proprio di questa reinvenzione, di questa rilettura, di questa nuova linfa, perché altrimenti Napoli c'ha questo problema, no? Sa vita un po' su se stessa nelle rappresentazioni. Sì, su se stessa, cosa che non voleva Edoardo. Appunto, poi, è un compiacimento perché Napoli non vuole deludere il proprio pubblico, quindi molto spesso gli allestimenti si affidano a quelle certezze, a quelle messe in scena tradizionali. Invece osare un po', cercare di avere punti di vista nuovi. Io mi ricordo e cito, giusto per riempire un po' il programma e per fare un po' di conversazione, ormai sono qua e devo parlare per forza, io ho fatto una Napoli Milionaria con la regia di Peppino Padroni Griffi e beh, devo dire che proprio Peppino, un grandissimo regista, mai troppo celebrato per quanto mi riguarda, anzi c'è un ricordo bellissimo di lui, tu sicuramente l'avrai incontrato e quindi lo apprezzerai almeno quanto me. E quindi Peppino aveva nella sua regia proprio il rispetto delle battute. Napoli Milionario non è stata cambiata una battuta, lui si impossessava e, con la sua creatività, dello spazio, della vita tra una battuta e l'altra, e proprio in questo riusciva a mettere la sua firma e la sua rilettura di una Napoli Milionaria che secondo me è stata un'edizione straordinaria, con Isa Danieli, con Carlo Giuffrè, insomma, giusto per citare i protagonisti. Va bene, Mariangela, allora Mariangela, rinnoviamo l'appuntamento per gli amici che verranno insieme a Geppi Gliese con te ad applaudirti al Teatro Diana. Tu sarai in scena quando? È ottobre, adesso il giorno preciso non ricordo memoria, insomma tutto ottobre, perché apriamo la stagione, ne stiamo un mese praticamente, quindi tutto il mese di ottobre, dall'inizio, proprio dalla prima settimana fino alla fine. Saremo lì, poi dopo la tournée quest'anno sarà anche per settimana abbastanza lunga, poi toccheremo Roma, il Quirino, poi la Pergola, Firenze, insomma tanti teatri importanti, belli, che ci accoglieranno. Ti do una notizia, abito proprio a fianco al Teatro Diana, quindi ci sarà anche lo spazio per un caffè dopo lo spettacolo o prima, quando vuoi. Grazie Mariangela. Sicuramente Mariangela, un tuo saluto per gli amici di Dezz'Amore. Beh, cosa vi devo dire, tanto tanta fortuna, importante, tanta fortuna e tante cose belle, dai. Grazie a Mariangela d'abbraccio. Ciao Mariangela, a presto. Grazie a voi, ciao Mario, ciao. Oggi mamma Marita, guardami in faccia e dimmi verità, tu vedi che triste afflitta, figlio mio bella, dimmi che ci fa. Parla sinceramente, io te so mamma e non mi può ingannare. Rispondo onestamente, se vuoi far pace, so va chi io parlo. Dincello mamma mia, la voglio sempre bene, che ha portato in te cuore, che ha tenuto in te bene, che è tutta vita mia, non mi posso scordare, sta bene, vita mia, e ad ritornare. Mamma mi ci ha parlato, la rite vicere, tu che vuoi fare?
che l'ha abbandonata, figlia ma senza te non può campare, povera mamma mia, come una santa l'ho chiuda prior, ritorna figlia mia, son che una mamma e non mi vuoi niente, intella mamma mia, che voglio sempre bene, che porto in do cuore, che tengo in do bene, che è tutta vita mia, non mi posso scordare, sta bella vita mia, sta femminata mia, e adesso ritorna. State ascoltando Dezz'amore, arte, cultura, spettacolo, enogastronomia. Ideato e condotto da Peppe Giorgio. Mario, ritorniamo in studio. Beh, parliamo di teatro, ma come non parlare di buona cucina con te, che come me sei un appassionato. Abbiamo diviso tante tavolate e io ho ben notato la tua passione per i prodotti tipici territoriali. Diciamo ai nostri amici ascoltatori, Mario Porfido a tavola, io lo so, ma diciamolo a loro, tu cosa preferisci, cosa mangi? Guarda, io sto attento a una cosa che penso che sia fondamentale, sia da recuperare. Sto attento a mangiare i prodotti di stagione, perché secondo me si è arrivati a un punto in cui si pretende la parmigiana e melanzane tutto l'anno, faccio un esempio, no? E beh, questa roba mi sembra a me una scempiaggine vera, perché per averla tutto l'anno, la parmigiana e melanzane, per avere melanzane tutto l'anno, che sono un frutto stagionale, come tu mi insegni, e beh, questa roba deve perdere di qualità e soprattutto di sapore. Quindi io penso che bisogni ritornare ad attenersi a quelli che sono i prodotti di stagione. I peperoncini verdi e si mangiano in estate, la parmigiana e melanzane si mangiano in estate. La pazienza, l'attesa del prodotto, mi sembra che sia pure una roba che ti fa gustare maggiormente quel prodotto. Invece adesso li troviamo tutto l'anno, ma non sanno di niente tutto l'anno, perché poi per il fatto che c'è questa concezione che un prodotto deve avere sempre lo stesso sapore, altrimenti se in estate è più buono, in inverno non li compra più nessuno, e beh, li mangiamo una schifezza per tutto l'anno, e mi sembra veramente una stupidaggine. Quindi attenzione ai prodotti di stagione, ritorniamo a consumare i prodotti nelle stagioni nelle quali questi prodotti vengono dalla terra, con naturalezza, con una semplicità, con un sapore diverso. Voglio dire, le arance si mangiano in inverno, ma sono buone solo nel periodo in cui nascono le arance. Quindi questa attenzione, secondo me, mi sembra che sia una cosa da recuperare, una cosa che fa parte della cultura della mia generazione. Io sono ormai un signore anziano, per cui parlo così anche perché ho provato quel team. A me, ad aspettare il momento delle fragole, beh, era una cosa emozionante. Oggi le fragole ci sono tutto l'anno, ma sono grosse come dei pomodori e non hanno nessun sapore. Quindi attenzione a questo soprattutto. E poi io ormai con l'età ho recuperato tante cose, devo dire, che prima non mangiavo, e adesso ho cominciato a riapprezzare per esempio il baccalà, che è una roba che io non apprezzavo da giovane. Quanto è buono il baccalà! E non mi piaceva, ma invece l'ho riscoperto proprio recentemente, specialmente perché ho scoperto che vicino a Napoli, in un paese che è somma vesuviana, ci sta la maggior parte della produzione di baccalà. Non se ne parla, non lo sa nessuno. Io l'ho scoperto per caso, per amici che mi ci hanno portato lì, e ho trovato una cultura dell'uso del baccalà, una serie di ricette da scoprire, insomma, consigliamolo ai nostri ascoltatori. Ma sicuramente mi permetto di aggiungere che con il baccalà è inevitabile l'abbinamento con quel vino bianco straordinario, la catalanesca. Siamo a posto. Allora, baccalà, catalanesca e diciamo i piedi a bagno nel mare gelato, questa roba qua è l'estate, proprio il sapore dell'estate, no? Sicuramente Mario. Allora mettiamo un attimo adesso da parte tutte queste buone pietanze napoletane che già ci fanno venire appetito nonostante sia poco più che mezzogiorno, e parliamo di canzone napoletana. Però parliamo di canzone napoletana con una cantante internazionale. Lei è nata a Washington, ha cantato in duetto con i più grandi artisti mondiali, posso dire Didi Bridgewater, Gianni Morandi, Lucio Dalla, e si è avvicinata molto spesso alla canzone napoletana. Sto parlando di Amy Stewart. Dezz'amore.
Ed ecco qui con noi, con gli amici di Radio Amore, una cantante internazionale come Amy Stewart. Tu sei di Washington, Amy? Sì, giusto. Hai cantato, dicevo prima, con artisti come la Bridgewater, Gianni Morandi, però tra tutti questi artisti, Amy, con quale di questi artisti tu conservi un ricordo davvero che ti emoziona? Quale di questi artisti? Ma con tutti. Ogni artista con cui ho collaborato mi ha lasciato un ricordo dolcissimo e di grande professionalità, sia da Didi, da Morandi, da Mike Francis, da tutti i grandi compositori, di Ennio Morricone, Nicola Piovani. Le collaborazioni sono tanti, anche il grande Giorgio Albertazzi, che è andato a mancare poco tempo fa. Ogni di queste grandi persone, uno più grande dell'altro, ma comunque grandi professionisti, mi ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore. Amy, tu sei stata sempre molto vicino alla canzone napoletana. Cosa ci vuoi dire a proposito di questo genere, di questo repertorio che tu tanto ami? Ma la canzone napoletana è veramente la forma di musica italiana più vicino al blues, perché se senti i testi delle canzoni napoletane, parlano sempre di un amore che è lasciato, non mi lasciare, sei più grande del sole, sei più grande della luna, tutti questi testi molto romantici, è un po' tipo vicino i testi country che parlano di in questa maniera e i vecchi canzoni blues, così mi piace molto le canzoni napoletane, anche perché quando lo cantano nel modo mio, ovviamente nel modo afroamericano, prendono un altro strada, un altro spirito che il pubblico italiano non ce n'hanno pensato mai di sentire interpretare una canzone napoletana come faccio io, perché non sono state scritte per questo slancio musicale, però mi piace molto perché riesco a renderle mia, personale. Qual è la canzone napoletana che ami di più, se ce n'è una? Sono due, uno è Io te vorrei abbassare, mi piace moltissimo perché lo faccio in un modo particolare. Poi l'altro forse Tu che non chiagne. Amy, ho una sorpresa per te. Qui in studio con me c'è un attore, c'è Mario Porfito. Ciao Amy, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ci lega un'esperienza della quale non possiamo non parlare. È un caso che ci troviamo qua, io negli studi di Radio Amore e tu lì al telefono, ma noi tutte e due siamo impegnati ormai da tempo con l'UNICEF. Io ogni volta che capita un'occasione per parlare di UNICEF non posso farne a meno. Adesso che siamo insieme, diciamo qualcosa, perché l'UNICEF ha bisogno, tu lo sai e mi insegni, del sostegno costante degli ascoltatori e soprattutto di quelli che vogliono donare per finanziare progetti che l'UNICEF sta realizzando nel mondo. Facciamolo insieme, questa cosa mi interessa molto. Tu lo sai, io sono ambasciatore da 12 anni, tu lo sei forse da prima di me. Cosa possiamo fare? Cosa possono fare i nostri ascoltatori per finanziare i progetti dell'UNICEF nel mondo? Ma per finanziare i progetti dell'UNICEF nel mondo, secondo me, una deve semplicemente andare online, per esempio, per vedere per il mondo tutti i progetti in cui si interessano l'UNICEF. Ecco, lasciarsi conquistare da quei progetti. Scegliere uno, leggi tutte le motivazioni di ogni uno di questi, e poi scegliere uno, una beneficenza di cuore, e cerca di sostenere quella beneficenza nel modo personale. Non è importante che uno dà tanti 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 soldi, ma è importante la costanza del contributo, soprattutto per i bambini che ricevono questo contributo. E per questo noi ci mettiamo la faccia e garantiamo che l'UNICEF spende bene i soldi che raccoglie, questo possiamo dirlo, no? Perché abbiamo verificato tutti e due, facendo dei viaggi, andando sul campo, abbiamo verificato che i soldi vengono spesi bene e sono investimenti che poi rimangono sul territorio e creano formazione e lavoro sui territori nei quali l'UNICEF interviene. Sì, questo è sicuro, e anche devo, se posso, mi lancio anche una, è vero che io lavoro moltissimo con l'UNICEF, però anche recentemente
ci sono delle onlus e di altre associazioni che veramente prendono proprio i passi indietro all'UNICEF per quanto riguarda la serietà, e hanno imparato molto per il modo con cui lavora l'UNICEF, perché l'UNICEF è enorme, però non può fare tutto quanto da solo. È chiaro. Io ero molto felice di vedere altre associazioni che si affiancano accanto all'UNICEF per anche loro dargli una mano al mondo, perché c'era un momento quando tutti quanti dicevano ma lo farà l'UNICEF, e l'UNICEF si è trovato in mano tutto il mondo, tutto l'universo. È un peso troppo grande. È un peso troppo grande, e devo dire in questi anni, graziando Dio, ci sono anche altre associazioni a fianco all'UNICEF che danno il loro contributo in un modo serio, in un modo che mi piace molto, e loro ammettono pure che la loro ispirazione, certo, è come si lavora l'UNICEF, certo. E questo è molto e qua il ruolo di noi testimoni e ambasciatori, proprio sgomberare il campo da quei truffatori, da quei cialtroni che della beneficenza hanno fatto una professione per propri interessi. Ma noi ci mettiamo la faccia. Ci sono sempre state e ci saranno sempre, perché l'essere umano purtroppo si sono buoni e ci sono i cattivi. Ma questo non deve fornire alibi, però non bisogna pensare io non dono perché rubano. Non devi pensare, ecco, è quello che volevo dire. Perfetto. Amy, la frase dalla bocca. Amy Stewart, abbiamo parlato di canzone internazionale, del tuo modo di interpretare la canzone napoletana, del tuo modo di fare beneficenza e di impegnarti per la solidarietà, però già che tu sei tanto vicino a Napoli, alla nostra terra, e già che con Dez Amore si parla anche di enogastronomia, posso chiedere i peccati di gola quando è a Napoli di Amy Stewart quali sono? Cosa ti piace mangiare della nostra città? Una cosa semplicissima, una cosa che mi fa impazzire, sono i friarelli. Non so, le cose più semplici sono quelle che mi piace di più. I friarelli è una cosa che non riesco a fare nemmeno a meno. E poi ovviamente fammi pensare, io il pesce, i piatti di pesce che fanno a Napoli sono molto 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 buoni. La pasta, ovviamente, senza dire una cosa banale, è la fine del mondo. E poi diciamolo con orgoglio. La cosa bellissima, la cosa buona, ma veramente buona del Napoli è la materia prima. I pomodori di Napoli sono quelli a grappoli, no? Sì. Sono di una bontà che basta 3 o 4 di quelli che rende un piatto da re. Ma poi voglio dire, a Napoli bisogna dire che il pesce lo sappiamo cucinare, perché la semplicità, con cui viene cucinato il pesce a Napoli, conservando il sapore del mare, il sapore del pesce che tu mangi, e beh, quella roba ci appartiene come cultura, perché molto spesso, sai, cucinando il pesce si fa abuso di spezie, di sapori, certo. Ma a Napoli questa roba è bandita, il pesce all'acqua pazza, che è la ricetta non più solo, semplice. Non solo che bandita, come si chiama? Bandita? No, per Napoli è bandito quel tipo di aromi, bandito, spezie. Non serve. Perfetto. Perché la materia prima è talmente buona che non serve. Quando trovi un piatto in qualsiasi parte del mondo che ha delle salsine, delle salse, delle spezie, io diffido sempre. Stanno nascondendo qualche cosa. È vero. Va bene. Amy, ti ringrazio, però prima di chiederti un saluto per i nostri amici di Radio Amore con il programma Dez Amore, beh, parlando ancora di enogastronomia, un'altra domanda: il dolce che tu ami di più a Napoli, qual è il dolce che tu ami di più? Io non amo tantissimo i dolci. Benissimo. Non sono uno che piace i dolci. Il dolce che mi piace più di qualsiasi cosa sono i biscotti, le cose croccanti, che scrocchiano in bocca, leggera, ma le cose con le creme e tutto quanto non lo amo, non. Benissimo. Forse perché mangio talmente tanto prima che quando arriva ai dolci non c'è spazio. Benissimo. Amy Stewart, il tuo saluto per gli amici di Radio Amore qual è? Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Amore, buona estate, viverla con grande serenità,
con la famiglia, insieme alle persone che piacciono a ridere, a rilassarsi, meditare su quanto abbiamo e non preoccupare di quello che vuoi, perché veramente abbiamo tanto, 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 tanto. Grazie, grazie a Amy Stewart, a presto. Ciao Amy, buona fortuna. Presto, ciao, 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 anche a voi, ciao. Dez amore. Ah, che bella aria fresca, che dorma rosa. Di fronte rosa, o sola poca poca vasto giardino sponta, o vento pace vasa stu reggio. Mario, ed eccoci giunti dopo aver fatto questa magnifica chiacchierata con un artista internazionale come Amy Stewart alla conclusione di questa nuova puntata di Dez Amore. Beh, il tuo saluto per i nostri amici qual è, Mario? E intanto il saluto e la felicità di aver goduto del privilegio di essermi trovato per puro caso con due persone in linea, due telefonate di persone che io conosco molto bene, che sono amiche mie, che condividiamo insieme interessi, solidarietà, con Mariangela addirittura la professione. Beh, è stata una fortuna. Il mio augurio per gli ascoltatori di Radio Amore è quello di pensare un po' più agli altri, pensare un po' di interagire con gli altri. Bisogna cancellare quella G. Noi non vogliamo integrare gli altri, non vogliamo renderli simili a noi, ma con loro vogliamo interagire per imparare da loro, per prendere da loro, per arricchirci con la loro cultura. Ecco, pensiamo un po' a quelli che arrivano sulle nostre coste perché devono scappare da paesi, da guerre e dalla fame. Ecco, pensiamo un po' a loro e cerchiamo di essere più solidali con loro. Questo è il mio augurio. Grazie, grazie con questo augurio magnifico a Mario Porfito. Ebbene, dal vostro Peppe Giorgio un caloroso a risentirci alla prossima puntata con Dez Amore. Ciao a tutti. Avete ascoltato Dez Amore, arte, cultura, spettacolo, enogastronomia, ideato e condotto da Peppe Giorgio. Appuntamento alla prossima puntata. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.